L'Antella in eccellenza non è più una piccola, lo ha dimostrato conquistando il suo status nel corso degli ultimi anni, e il pareggio in casa della Fortis all'esordio in campionato ha rafforzato questa convinzione. All'Antella arriva una Zenit Adax che invece è sempre più grande, e il 4-1 alla Collegiana di 7 giorni fa è un chiaro segnale per i playoff quest'anno. Ci sono anche i pratesi, archiviate le delusioni di Coppa, ora per Antella e Zenit c'è solo il campionato, mister Alari contro Bellini e anche il confronto tra due scuole di pensiero. Amici di TV Prato, buon pomeriggio. Benvenuti alla seconda giornata di campionato del campionato di eccellenza toscana. Lorenzo Agostini in telecronaca, alla regia è di Claudio Pesci. Andiamo subito in cronaca. Da sinistra a destra attacca la Zenit Audax che toccherà il primo pallone di questa partita, da destra a sinistra invece l'Antella in classica casacca azzurra. Ci sono subito dei cambi in formazione prima ancora dell'avvio, perché non ce la fa dal primo minuto il portiere della Zenit Gorini, arrivato quest'anno dal Siena in prestito. Quindi parte dal primo minuto Ricciarelli in difesa, Melani e Perugi sugli esterni con Bagni e Magelli in difesa, Saccenti agirà tra Abdija e Picchianti con Silva Reis dietro a Manganiello e Ben Moussa, perché anche Scaglione, che era in un primo momento destinato a partire titolare, oggi parte dalla panchina, non ce la fa Gorini, e quindi per il gioco delle quote anche Scaglione deve rimanere in panchina per far spazio ad una quota. Inizia in questo momento il match, primo possesso per la Zenit, dall'altra parte invece per l'Antella, Papi tra i pali con D'Ambrosio tra i pali con Merciai e Grattarola sugli esterni. Proprio Merciai ha dovuto partire dal titolare perché Bani ha stretto i denti fino all'ultimo, ma poi alla fine è rimasto in panchina, è dovuto abdicare e quindi rimarrà in panchina, anzi probabilmente non giocherà, viene soltanto per fare numero in panchina perché non ce l'ha fatta proprio dal punto di vista fisico. E quindi Merciai e Grattarola con Corsetti e Vitale, Bigalli, Picchi e Tacconi a centrocampo con Olivieri, e poi Indri e Dolfi saranno là davanti provando a portare a casa i primi 3 punti della stagione. Come detto, due squadre che arrivano a questa partita con diverse situazioni di classifica, ma con rinnovato uguale entusiasmo, perché la Zenit ha vinto 4-1 contro una Collegiana sicuramente quotata in campionato, una 4-1 tra l'altro senza storia per la Zenit, che ha comandato dall'inizio alla fine i 90 minuti d'esordio, mentre dall'altra parte l'Antella torna a casa dalla prima di campionato con un solo punto da Borgo San Lorenzo, ma con la convinzione che è una squadra che può fare davvero bene, anche perché in casa della Fortis stava rischiando di portare a casa i 3 punti, poi però un calcio di rigore e un'espulsione, con l'espulsione appunto di Turchi, tra l'altro oggi squalificato perché non ci sarà contro la Zenit Audax, hanno dovuto costringere al pareggio l'Antella. Comunque una squadra che si appresta a vivere per la terza stagione consecutiva in eccellenza, una stagione quest'anno, come abbiamo detto anche in apertura, dove si consacra l'Antella, che non è più una piccola di questo campionato, è una realtà solida. Attenzione al duello uno contro uno tra Andri e Ben Moussa, alla meglio però è l'attaccante dell'Antella che prova subito a lanciare in questo caso il suo compagno, poi buona la chiusura in questo caso di Magelli, si porta però il pallone in fallo laterale, inizia subito su alti ritmi questa sfida, Falleni di Livorno è l'arbitro di Antella Zenit Audax, la terna arbitrale è completata da Venturi e Pancioni di Arezzo, i due guardaline di questa sfida, seconda giornata del campionato di eccellenza Girone B. Palla al centro dell'area di rigore, libera subito la difesa della Zenit, poi ancora prova a rimettere nel mezzo Merciai, eccolo qua, colui che doveva partire dalla panchina, in realtà il terzino dell'Antella, che appunto ha dovuto prendere il posto di Bani, non ce l'ha fatta, il numero 19 oggi bianca-azzurro, e quindi il suo posto l'ha preso il numero 2 oggi con appunto la maglia numero 2 dell'Antella. Ma subito al rinvio Ricciarelli, anche lui doveva partire dalla panchina, invece poi alla fine anche Gorini, il portiere della Zenit, non ce l'ha fatta. Due formazioni subito rivisitate all'inizio, e ci sarà anche da capire bene questa apertura di partita come verrà gestita dalle due squadre, perché Zenit e Antella, tanto qua c'è un applauso ovviamente per una signora che va a recuperare con acrobazia plastica il pallone. Dicevamo, sono due squadre, Antella e Zenit Audax, che devono adesso riregistrare un attimo la propria preparazione, perché la formazione titolare era un'altra nelle idee di Alari per l'Antella, un'altra nelle idee di Bellini per la Zenit. Alari e Bellini, tra l'altro, due scuole di pensiero molto diverse, due riconfermatissimi sulle panchine, una dei biancazzurri di Firenze, l'altra dei pratesi.
Rimessa con le mani adesso per Lantella in questa che è la prima in casa in campionato, ma non la prima stagionale. C'è già stata la partita d'esordio in stagione in Coppa Italia contro il Porta Romana, non è andata bene. Attenzione adesso al tocco nel mezzo, Olivieri, palla nel mezzo e poi alla fine la palla, vediamo se è entrata dentro perché c'è un fischio e punizione per la Zenit Audax. Qua ha rischiato molto però Lantella con Andri che si era inserito molto bene sulla progressione sulla sinistra di Olivieri, poi Andri di fatto è franato su Ricciarelli andando a commettere fallo, calcio di punizione, ma inizia subito su altissimi ritmi questa partita. Dopo 5 minuti subito Lantella in avanti con Olivieri che ha provato il cross nel mezzo a cercare Quassindri, punizione per la Zenit Audax. Interessante anche il nuovo assetto offensivo dell'Antella. Gioca picchiato. No, palla che cade in difesa per l'Antella. Dicevamo per l'Antella l'assetto offensivo è molto interessante con Quassindri, uno dei nuovi arrivati. Un'Antella che in realtà ha cambiato poco in quest'estate, però ha cambiato nei punti giusti a puntellare una rosa già comunque confermata in blocco. Attenzione alla gestione da parte di Magelli, si prende qualche rischio nel possesso con Bagni, altro nuovo arrivo questa volta però per la Zenit, difensore di estrema qualità ma soprattutto estrema esperienza, il numero 6 della Zenit. Porta palla con personalità, scanna al centro del campo, poi preferisce toccare dal compagno corto. Palla sulla sinistra, prova a filtrare in questo caso Manganiello, poi Silva Reis, c'è l'opportunità per il destro. Arriva in questo momento la conclusione da parte di, in questo caso, Ben Moussa. Però la buona deviazione di D'Ambrosio che va a chiudere in calcio d'angolo, parte subito molto bene la Zenit Audax. Parte il cross, prova lo stacco di testa in questo caso Bagni, palla alta sopra la traversa, calcio di rinvio per Lantella. Ok, Benus. Va rinvio adesso Lantella con D'Ambrosio, pallone che cade a centrocampo, c'è Tacconi, il capitano ormai confermatissimo dei biancazzurri, quindi prova Dolfi a dare ancora la carica sulla sinistra. Tacconi fa correre in questo caso Merciai, buona l'idea sulla corsia di sinistra, poi Merciai a lottare con Magelli, alla meglio il difensore della Zenit che riesce a guadagnare il possesso, però anche in questo caso buona la trama con Tacconi che si è spostato sulla sinistra per provare subito ad inserire Merciai. E questo è uno dei leitmotiv della partita, una delle chiavi di lettura di questa partita, con Tacconi a centrocampo, Merciai che proverà a sfilare sulla sinistra, mentre avete visto molto molto basso parte in questo particolare Dolfi con la maglia numero 11, di fatto oggi forse anche a causa dell'assenza di Vani parte da terzino sinistro molto basso, con Merciai che invece va a fare l'esterno alto. Eccolo qua il tocco da parte di Vitale che prova a rimettere subito nel mezzo, Antella vicino al gol poco fa con proprio Andri Quassi che allarga sulla destra, ci può stare il cross, arriva in questo momento, c'era Tacconi al centro dell'area di rigore. È una partita che è iniziata subito su ritmi molto molto alti, in 7 minuti abbiamo già visto due occasioni da gol potenziali, una con Andri per l'Antella, l'altra con Ben Moussa per la Zenit. Parte adesso il calcio d'angolo, tanti saltatori in aria per l'Antella, pallone sul primo palo proprio per Quassi Andri, anticipato, e quindi attenzione perché può subito ripartire la Zenit con Ben Moussa, palla però inarrivabile per il numero 9 della Zenit, allora preferisce spassare via dopo 8 minuti, ancora 0-0 tra Antella e Zenit, ma subito grandi ritmi e grande intensità in questa che è la seconda giornata del campionato di eccellenza Girone B, una giornata che pone davanti non soltanto Antella e Zenit Audax, già diverse partite interessanti, però Antella e Zenit Audax ovviamente sono le due che quest'anno proveranno con obiettivi diversi a fare due grandi campionati. L'Antella vuole ovviamente cercare di salvarsi in maniera meno rischiosa possibile, la Zenit invece proverà ad entrare in zona playoff.
settimana prossima. Tra l'altro la Zenit sarà impegnata nella gara. Tanto prima seguiamo questa azione perché Ben Moussa sfila sulla sinistra, c'è Silva Reis nel mezzo, arriva il cross, libera però la difesa dell'Antella, in qualche modo riesce a liberare l'area di rigore e quindi ancora rimessa con le mani per la Zenit, che dicevamo settimana prossima invece affronterà il Terranova Traiana a Prato. L'Antella invece sarà di scena ad Anghiari contro la Baldaccio Bruni, mentre in questa domenica della seconda giornata del girone B si è già giocato tra Terranova Traiana e San Gimignano in anticipo, pareggio interessante. Intanto attenzione perché qua c'è veramente un po' di scaramucce veramente molto molto pesanti e c'è un cartellino giallo, se non sbaglio, per Bigalli, il numero 4 dell'Antella. Attenzione perché adesso l'arbitro deve fare molta fatica per tenere l'ordine in campo. Sicuramente ha ammonito Bigalli, ora vediamo se c'è qualche altro ammonito. Cartellino giallo anche per Perugi, se non sbaglio. Sì, ammonito anche Perugi, quindi un giallo per parte. Ammoniti Perugi e Bigalli. C'è stata qualche scaramuccia, veramente all'inizio sembrava poter scoppiare anche in qualcosa di più grosso, in realtà poi si è tutto consumato in pochi minuti, siamo soltanto all'inizio, ma questo è anche un chiaro segnale che è una gara molto sentita da Antella e Zenit, sia perché ci sono in palio i primi 3 punti della stagione per l'Antella, che ha pareggiato settimana scorsa contro la Fortis Juventus a Borgo San Lorenzo, sia perché c'è anche la voglia della Zenit di portare a casa la prima vittoria esterna in questo campionato, galvanizzata forse anche dai 4 gol alla Collegiana settimana scorsa. Dicevamo, in questa domenica, oltre ad Antella Zenit Audax, c'è Poggibonsi Baldaccio Bruni, gara da seguire soprattutto perché la Baldaccio quest'anno ha forse ridimensionato un po' gli obiettivi, ma soprattutto perché il Poggibonsi è una squadra che è la vera incognita di questo girone B. Poi c'è anche Nuovo Fogliano Fortis Juventus, Collegiana Porta Romana, altre gare da seguire anche quella tra Sila Lunghese e Valdarno, tra le altre in questo seconda giornata del girone B dell'Eccellenza. Siamo giunti al 10° di questo primo tempo, è sempre 0-0, però subito una bella partita piacevole. Bagni qua si prende qualche rischio, arriva subito Tacconi in pressione, Ricciarelli sbaglia, quindi Merciai va allo stop, non buonissimo, ma la palla è ancora per l'Antella. Tacconi, palla sul destro, può provare la conclusione, batti ribatti un po' confusionale, libera la difesa della Zenit, poi ancora Antella, palla che cade a centrocampo, arriva in questo caso Manganiello, ma solo per un attimo e quindi un po' di confusione. Tacconi riesce a recuperare il pallone, quindi ancora possesso Antella sulla sinistra. Merciai prova a dialogare con Olivieri, poi arriva il cross di Olivieri, pallone spizzato sul secondo palo, sta per arrivare in questo caso Picchi, però è tutto fermo perché è rimasto a terra un giocatore della Zenit e quindi calcio di punizione per la Zenit Audax per uno scontro all'interno dell'area di rigore pratese. Anche in questo caso però avete visto Merciai e Olivieri si intendono molto bene sulla sinistra, poi arriva il cross anche in questo caso di Olivieri, c'era Picchi pronto a sfilare sul secondo palo, poi l'arbitro ha fermato tutto perché era rimasto a terra, se non sbaglio, proprio Dario Bagni. Guardate, intanto chiede a centrocampo Picchianti, vuole qualche chiarimento con Manganiello. È un ritorno quello di Picchianti, è tornato dopo qualche stagione alla Malisetti Tobianese, lui che però aveva già vestito gloriosamente la maglia della Zenit, è una bella coppia anche quella che potrà cementarsi nel corso di questa stagione tra il numero 8 della Zenit e il numero 11, ovvero Manganiello e Picchianti. Manganiello ormai è diventata una bandiera, la vera e propria bandiera della Zenit, Picchianti invece il grande ritorno di questa Zenit Audax, vedremo se saranno loro due le armi in più di questa Zenit, due delle armi in più di questa Zenit in questa stagione. Si riprende a giocare, possesso per la Zenit, Bagni momentaneamente fuori dal campo per le ultime curie mediche, quindi momentaneamente Zenit in 10, vedremo se ce la farà continuare, dovrebbe essere così. Dario Bagni, classe 96, arrivato in estate dalla Pecciolese, cresciuto nell'Atalanta, poi ha fatto la primavera nel Carpi, ha giocato anche in Serie C con la Carrarese. Una sola presenza però in Serie C, dove a Carrara praticamente giocava nella Berretti, però una presenza l'ha fatta in una gara a Lucca contro la Lucchese, l'ultima giornata della stagione 2015-2016, finì 5-4 per la Carrarese, in una partita ovviamente
veramente molto altisonante. Arriva il cross da parte di Melani, pallo che attraversa tutta l'area di rigore. Buona però l'uscita di D'Ambrosio, confermatissimo tra i pali dell'Antella, il portiere uno dei migliori di questa eccellenza. Per lui questa è la terza stagione all'Antella, tra l'altro l'esordio con la maglia dell'Antella nella 2017 non fu neanche dei più facili, anzi forse il più difficile che gli poteva capitare. Un Antella Grassina di Coppa Italia, l'esordio stagionale con il Grassina che la spuntò per 1-0 per D'Ambrosio, quello era l'esordio stagionale. Pallone invece adesso tra le mani di Diego Silva Reis, altro giocatore dal passato di assoluto spessore, una vita in Serie C con la maglia del Prato, lui che però comunque ha giocato anche in una primavera importante come quella del Chievo. Melani cerca proprio il brasiliano, giocatore nato a Itaguimirim nello stato di Bahia. Non si intende però con Melani e quindi è il rinvio dal fondo per l'Antella. Se n'è andato il primo quarto d'ora di questa seconda giornata, sempre 0-0 tra Antella e Zenit Audax. Ritorna il gioco è fatto su TV Prato tutti i lunedì alle 21.20 con Massimiliano Asi e Diletta Bitorzoli per rivivere le emozioni del weekend dalla Serie D alla prima categoria. Tutte le migliori azioni, i migliori gol delle principali partite di Firenze, Prato e Pistoia, ma un po' di tutto il calcio toscano, partendo ovviamente dalla Serie D, dove quest'anno c'è la grande stagione che non può sbagliare il Prato per tornare in Serie C dopo 2 anni di purgatorio. Ma c'è anche da vivere a pieni polmoni la bella favola del Grassina alla prima stagione dopo tantissimi anni in Serie D. C'è anche però da vedere, e l'esordio, l'avvio è veramente molto incuriosisce molto, molto interessante, ovvero quello dell'Antella, della Lenese, pardon, che nelle prime 2 partite in Serie D ha già messo a segno 6 punti alla ricerca della terza vittoria in 3 partite. La squadra nero-verde di Agliana. Picchianti, allarga per Melani, può partire il cross della Condor, palla sulla destra, poi libera la difesa dell'Antella, non buonissimo però il disimpegno e quindi Dolfi un po' in difficoltà. Rimessa con le mani, la Zenit sta provando ad alzare i giri del motore in questo avvio di partita. Subito Picchianti, palla sul sinistro, arriva Quassi, Andria Darlinoia, non c'è fallo su Picchianti e quindi può ripartire Merciai. Si propone i tacconi, preferisce andare però nella zona di Dolfi, chiama la palla Quassindri e si lamenta, è infuriato Quassindri che voleva subito il pallone in verticale. Merciai ha preferito però andare prima da Dolfi, che poi dopo in un secondo momento ha servito l'attaccante arrivato dal campionato laziale di promozione, dall'Albula, squadra di promozione laziale. Eccolo qua Quassindri, pronto a prendere le sorti dell'attacco dell'Antella in questa stagione per provare a migliorare un trend, quello dell'Antella che l'anno scorso non è stato per nulla positivo sotto porta, nel senso che l'Antella ha chiuso con un ossimoro in campionato, terzo peggior attacco del campionato ma contestualmente terza miglior difesa del girone. Tanto pallone al centro dell'area di rigore, attenzione adesso a Picchi che può provare il destro, poi ci prova il compagno, nessun problema però per Ricciarelli. Antella tra l'altro su questo campo in casa ha costruito gran parte dei punti salvezza della stagione scorsa, terreno molto stretto in erba vera che in inverno poi diventa anche molto pesante, ovviamente quelli dell'Antella sono abituati, gli avversari un po' meno, però la Zenit sotto questo punto di vista non dovrebbe avere grossi problemi, sia perché si gioca in settembre e quindi la tenuta del campo è sicuramente interessante, è ancora molto buona, e anche perché la Zenit gioca al Chiavacce di Prato, altro stadio in erba vera, magari per altre squadre che hanno il campo in sintetico questo terreno può essere un po' più difficoltoso da gestire nelle partite. Provato Picchi, di fatto è un regalo per Picchianti che allarga, sale, spinge molto Tommaso Melani su quella fascia, da destra arriva il cross tagliato per Silva Reis, poi Picchi, attenzione c'è forse un fallo di mano, rumoreggia il pubblico della Zenit, non c'è nulla secondo l'arbitro, però un'occasione da tenere d'occhio al 17esimo per un presunto rigore per la Zenit Audax. Ovviamente ci sarà da rivederlo poi, occasione per poterlo rivedere anche lunedì alle 21.20 dentro il gioco è fatto. Attenzione adesso a Manganiello, recupera un buon pallone in area di rigore, atterrato, non c'è fallo secondo l'arbitro. Picchianti perde il pallone sul duello con Dri Quassi, eccolo qua Quassi, prova
ad andare da solo, però c'è un fischio dell'arbitro, gioco fermo, e adesso si alzano i giri del motore, scalda anche l'ambiente qua all'Antella. C'è un po' di scaramucce in campo tra i giocatori di Zenit Audax Antella. Sicuramente adesso per l'arbitro fa molto molto difficile la gestione di questa partita. Due episodi nel giro di circa un minuto che hanno fatto discutere specialmente quelli della Zenit. In un primo momento un presunto tocco di mano, però la terna non ha visto nulla, quindi noi ci fidiamo della terna arbitrale. E poi su picchianti, di fatto un intervento forse in ritardo sul pallone secondo l'arbitro, e quindi nessun problema per l'Antella, che quindi esce bene. Tra l'altro stava anche per ripartire con Quassindri, poi però si riparte adesso a centrocampo con l'arbitro che continua a dire qualcosa al capitano dell'Antella Tacconi, ormai diventato anche lui una sicurezza, una garanzia nel roster di Stefano Alari. E si riparte con Elia D'Ambrosio che andrà al calcio di punizione. Minuto 20 sul cronometro, è iniziata a giri altissimi questa sfida. Parte D'Ambrosio a cercare Endri, la spizzata per Tacconi, era buona l'idea, palla però troppo profonda, quindi Tacconi non ci può arrivare. Si riparte con Ricciarelli al rinvio. Anche Ricciarelli, dei portieri che hanno cambiato un po' la fisionomia della porta della Zenit. L'anno scorso c'era una sicurezza, un classe 2000 come Edoardo Belli, che però quest'anno si è guadagnato la chiamata di una squadra di Serie D. Quindi per Edoardo Belli quest'anno c'è la Serie D, in porta invece Ricciarelli e Gorini per la Zenit quest'anno. Merciai riceve da Dolfi, poi prova a filtrare, rimessa con le mani ancora per l'Antella, c'è Dolfi ancora sul pallone. 21 sul cronometro, eccolo qua il numero 11 che doveva partire in realtà forse come esterno d'attacco, poi però si è fatto male Bani prima dell'inizio della gara. Merciai di fatto è andato a fare l'esterno alto, eccolo qua Merciai col sinistro, 1-0. E queste sono le cose, i dettagli che ci fanno amare questo sport, perché Merciai non doveva neanche partire titolare, parte titolare per l'infortunio di Bani e sblocca Antella Zenit Audax al 21esimo. 1-0, tutto parte da Dolfi con la rimessa con le mani, palla al centro dell'area di rigore e poi Merciai con il sinistro batte Ricciarelli, è l'1-0 dell'Antella. Dopo 21 minuti il vantaggio di Merciai, primo gol stagionale per il numero 2 dell'Antella. E adesso ovviamente continuano le polemiche per la Zenit Audax, che poco fa recriminava per un calcio di rigore. Merciai per l'1-0 dell'Antella, inizia veramente su standard altissimi questa Antella Zenit Audax. Riparte subito velocemente la Zenit, che adesso si trova ad inseguire grazie al gol di Merciai. Calcio di punizione adesso per la Zenit. Pallone che verrà probabilmente inserito al centro dell'area di rigore. Salgono tutti, sale anche Silva Reis. Palla che sfila, anticipato Silva Reis da Dolfi. E poi Picchianti prova ancora una volta ad inserire per Silva Reis. Era buona l'idea, poi D'Ambrosio esce con tempismo perfetto. Prova a forzare la giocata l'ex Malesetti Tobianese. Davanti c'è Diego Silva Reis che appunto oggi agisce come sempre dietro alle due punte, Ben Moussa e Manganiello. Silva Reis però quando vuole, quando può cerca anche di spingere come attaccante di ruolo. Eccolo qua Silva Reis che prova subito a prendere il pallone, sale la pressione dei ragazzi della Zenit e quindi Dolfi preferisce ripartire nella zona di Elia D'Ambrosio, ex bucinese, terza stagione con la maglia dell'Antella. Era buona l'idea a cercare Tacconi, palla che sfila, poi Melani non fa rimbalzare più di tanto il pallone.
Merciai, l'autore del gol che per ora ha sbloccato la partita, a cercare Quassindri, deve lottare con Magelli, alla fine atterrato, è punizione per la Zenit. Francesco Magelli, classe 98, nonostante abbia poco più di 20 anni, è già un veterano per la Zenit Audax. L'anno scorso 15 presenze senza segnare, l'anno prima uno standard ben più ampio, 29 presenze e 3 gol. Due anni fa, in totale quasi 40 presenze con la maglia della Zenit in due stagioni per il difensore centrale in maglia numero 5, bianco-rosso-blu. Al rinvio Ricciarelli, quando siamo al 25esimo quasi di questo primo tempo. La Zenit ovviamente si trova ad inseguire in casa dell'Antella, palla a cercare Silva Reis, era buona l'intenzione, la spizzata per Picchianti, poi rischia qualcosa Grattarola al retropassaggio, buono però D'Ambrosio che senza rischiare nulla va subito al rinvio, è rimessa con le mani per la Zenit Audax. Equilibrio totale nella storia di queste due squadre, nelle ultime 4 partite 2 pareggi, una vittoria per la Zenit, una vittoria per l'Antella. Significare il totale equilibrio che c'è tra Antella e Zenit Audax. Nelle ultime 2 stagioni non ha mai prevalso di fatto sostanzialmente una delle due, anche se hanno sempre prodotto Antella e Zenit Audax veramente delle belle partite. Da ricordare per esempio l'anno scorso il pareggio proprio qua all'Antella contro la Zenit 1-1, gol di Castiglione per l'Antella, Facchini per la Zenit, ma soprattutto la gara della Chiavace di Prato finì 3-2 per l'Antella con Benvenuti e Zizzari per la Zenit, Tacconi, Travaglini e Posarelli per l'Antella. Tutte gare veramente tirate fino all'ultimo. Tra l'altro all'Antella, tra Antella e Zenit Audax negli ultimi 2 anni è sempre finita con un pareggio. Palla per Silva Reis, che ha spizzato, ma non quel tanto che basta. E rivede al fondo per l'Antella, volevano il calcio d'angolo quelli della Zenit. Quindi è il rinvio adesso per l'Antella con D'Ambrosio. Come detto, due squadre che qua all'Antella hanno sempre pareggiato negli ultimi 2 anni. Tra l'altro due pareggi veramente condita da tantissime emozioni. 1-1 l'anno scorso, 3-3 2 anni fa tra Antella e Zenit. Tacconi, la spizzata. C'è Melani in controllo su Ndri, poi la palla non esce, quindi Dolfi preferisce rimettere nel mezzo, a cercare Quassindri, Magelli in mezzo a due, fa un gran lavoro, poi Picchianti allarga nella zona, in questo caso del compagno, eccolo qua, scende Ben Moussa a prendere questo pallone, prova a lottare a centrocampo il numero 9 della Zenit, che oggi parte titolare per l'indisponibilità di Gorini, che di fatto ha dovuto lasciare spazio ad una quota. Gorini portiere non ce l'ha fatta e quindi Scaglione ha dovuto lasciare spazio ad una quota, e forse si sente adesso un po' anche la mancanza di un giocatore di spessore là davanti per la Zenit, proprio come Scaglione. Vedremo se verrà inserito nel corso del secondo tempo da mister Bellini. Nel frattempo Bagni allarga, era buona l'idea, palla che in qualche modo arriva nella zona di Ben Moussa, che deve lottare con Picchia, alla meglio il set dell'Antella, prova adesso a progredire. Molta confusione a centrocampo e alla fine c'è un fischio dell'arbitro. Accigliato Andrea Bellini in panchina, allenatore della Zenit. Ha giocato tante stagioni tra i professionisti, prevalentemente con le maglie di Prato, Lucchese e Pistoiese. Tanta Serie C per Bellini, da calciatore ma anche da allenatore. Pallone nella zona di Merciai, non può arrivarci, prova in maniera stilisticamente non bellissima. Quindi rivedo al fondo per Ricciarelli. Andrea Bellini confermato, pratese ex difensore, ha giocato tra le altre con Trento, Rondinella, Pistoiese. Ha giocato, tra l'altro è stato protagonista di una delle principali storia della Pistoiese, partita dalla quinta serie alla serie B proprio con i colori della Pistoiese. Qua sotto la nostra postazione atterrato invece Diego Silva Reis, volevano il calcio di punizione quelli della Zenit, non c'è spazio per la punizione secondo l'arbitro. Rimessa comunque ancora per la Zenit con Tommaso Melani, chiamato il Condor, il terzino destro della Zenit con la maglia numero 2 sulle spalle.
Si propone in questo caso Saccenti, la palla però è dall'altra parte dove c'è Ben Moussa, si propone anche Picchianti. Ben Moussa preferisce andare verticalmente nella terra di nessuno, però nessun problema per Elia D'Ambrosio. Qua Ben Moussa ha provato a forzare la giocata, c'era Silva Reis, c'era Picchianti per lo scarico, poteva scegliere forse una soluzione più semplice. Palla che cade a centrocampo. Prova in questo caso Abdija, Benkert Abdija, tanta qualità per l'albanese. Poi il pallone per Silva Reis, atterrato, adesso è punizione per la Zenit, già battuto, ma l'arbitro vuole far ripetere questo calcio di punizione. Mentre ci stiamo addentrando nella mezz'ora di questo primo tempo, è sempre 1-0 per l'Antella, decide al 21esimo per ora il gol di Merciai per i biancazzurri. Melani, anzi la, sul pallone adesso c'è Picchianti, preferisce andare al tocco corto. Perugi arriva al cross sul secondo palo, c'è per lo stacco Saccenti, non ci può arrivare però il numero 4 della Zenit. Tra l'altro arriva anche un fischio dell'arbitro della posizione irregolare del centrocampista della Zenit Audax. Andrea Saccenti, classe 2000, confermato quest'anno, proveniente dalla Valianese in Pavia d'Avernio. L'anno scorso 30 presenze, un gol con la maglia della Zenit, l'anno prima 23 presenze, più di 50 presenze in due anni con i colori della squadra che attualmente è la seconda squadra di Prato. Una bellissima storia quella della Zenit Audax, partita dalla terza categoria, adesso in eccellenza. Qua Sindri, pallone che in qualche modo sfila, Banni però lascia scortare il pallone nella zona di Ricciarelli. 30 che scocca in questo momento sul cronometro, sempre 1-0 tra Antella e Zenit. Banni prova a disegnare sulla sinistra, non ci sono spazi, si propone Saccenti, il tocco invece per Picchianti, il motore del centrocampo della Zenit. Abdija prova ad andare da solo, oggi schierato leggermente arretrato rispetto alle sue solite prerogative. A centrocampo poi Picchianti indica la strada al compagno, prova a disegnare sulla sinistra, Ben Moussa riesce a tenere il pallone in campo, anzi no, perché è rimessa con le mani per l'Antella. Qua ha voluto anche in questo caso forzare la giocata Picchianti. Una Zenit che forse deve ritrovare un attimo la calma per provare a giocare il pallone con più lucidità, specialmente a centrocampo dove manca un po' di fosforo forse con Picchianti, che è il motore imprescindibile del centrocampo della Zenit, però a volte può provare anche un attimo ad alleggerire il ritmo, la pressione di gioco lì a centrocampo, per provare poi a creare qualcosa in un secondo momento. Tacconi va a dare noia, poi Melani si libera di Merciai, poi va al tentativo di ricerca di Silva Reis. Picchianti contro Tacconi, alla meglio il capitano dell'Antella che cerca Quassindri, anticipato subito da Bagni, poi deve lottare Perugi con Quassindri, alla fine il rimpallo favorisce il difensore della Zenit e rinvio dal fondo per i pratesi. Melani arriva subito Merciai da Linoia, poi c'è l'atterramento di Merciai, non c'è fallo secondo l'arbitro e quindi prova da solo, atterrato però in questo caso Saccenti, vediamo se ci sarà un cartellino giallo e infatti ammonito Merciai, è il terzo giallo della partita, il secondo per l'Antella. Ammonito il numero 2 dell'Antella, Merciai, atterrato anche in questo caso Saccenti, classe 2000, stato uno dei migliori fino a questo momento nel centrocampo della Zenit. Tra l'altro tanta continuità di rendimento per il classe 2000 della Zenit. Saccenti, che infatti si è guadagnato in pianta stabile il posto da titolare. Andrea Saccenti, tra l'altro per lui questa l'ennesima stagione con la maglia della Zenit, proviene dalla Vaianese in Pavia d'Avernio. Il calcio di punizione da parte di Picchianti sulla sinistra, non può arrivarci né
Ben Moussa, né Silva Reis. Rimessa con le mani quindi per l'Antella. Della verità Silva Reis c'era arrivato, ma soltanto per spizzare fuori il pallone. Bagni. Magelli. Cerca subito la profondità, cercare Silva Reis, questa volta l'aggancio arriva, poi il pallone non filtra, la rimessa con le mani però ancora per la Zenit che vuole provare a chiudere, a pareggiare questa partita prima della pausa. Si propone dietro Picchianti, il pallone però ancora più arretrato nella zona di Magelli. Sulla destra c'è, si propone Melani, il pallone però invece è per Silva Reis che entra in area di rigore. Silva Reis non riesce a mantenere il pallone in campo, ha provato anche in questo caso la Zenit a cercare il brasiliano ex Prato. Ovviamente giocatore di maggior qualità ed esperienza là davanti per la Zenit, viene ricercato spesso e volentieri. Attaccante alla sua terza stagione con la maglia della Zenit. Ha giocato una vita tra i professionisti Diego Silva Reis. Primavera del Chievo, qualche panchina in Serie A, tra l'altro la prima panchina in Serie A per Silva Reis nel 2004 a San Siro, dove il Chievo trovò il pareggio 2-2 in casa del Milan. Poi tanta Serie C con Cremonese, Prato, Catanzaro e Albino Leffe, prima di retrocedere tra i dilettanti. La sua ultima in ordine cronologico esperienza è proprio quella pratese della Zenit. Melani disegna perfettamente dall'altro lato per Ben Moussa, buono anche l'aggancio dell'attaccante della Zenit. Il tocco è per Silva Reis, pallone torna nella zona di Perugi, che deve lottare con, in questo caso, Olivieri, alla meglio il difensore della Zenit che guadagna il calcio di punizione. Terzino sinistro, anche lui di grande affidabilità, è un compito facilitato quello di Andrea Bellini, che ha tanti giocatori molto affidabili nel suo roster e quindi le scelte sono spesso facilitate anche da posti fissi, diciamo, da cambiare poco o mai, quasi mai quantomeno. Calcio di punizione per la Zenit. Sul pallone c'è Picchianti, ha già trovato il gol del ritorno nella Zena, nella partita contro la Collegiana. Lui che è tornato appunto alla Zenit. Palla per Silva Reis, buono l'appoggio, poi libera la difesa dell'Antella. Palla che torna nella zona di Picchianti, deve rischiare il meno possibile la Zenit e quindi fa un buon lavoro in questo caso Saccetti a mettere fuori. Poi il pallone è sempre per gli ospiti, provano a pigiare con Perugi. Silva Reis, si propone anche Manganiello, arriva il cross, pallone che arriva nella zona di Ben Moussa, anticipato da Tacconi, poi Quassindri ha un po' abbassato il suo baricentro, adesso l'Antella, Ben Moussa, lo rincorre Merciai, ancora Ben Moussa al limite dell'area, atterrato, non c'è fallo secondo l'arbitro e quindi riparte l'Antella che, come detto, ha un po' abbassato il suo baricentro dopo il gol segnato. Qua sbaglia Quassindri e quindi riparte Melani, ha spazio per andare il terzino destro della Zenit di grande spinta. Il numero 2 della Zenit, non buonissimo, però il tocco, il controllo di Ben Moussa. Un po' confusionale adesso il pallone giocato a centrocampo, qua Sindri si fa scavalcare dal pallone, Magelli mette ordine e poi Ricciarelli. Riparte adesso la Zenit, che dopo il gol subito ha subito preso in mano le redini della partita per provare a pareggiare questa sfida. 4-1, lo ricordiamo, la vittoria d'esordio contro la Collegiana. Atterrato con un altro giocatore della Zenit. Non c'è ammonizione in questo caso. Mentre dicevamo poco fa, Picchianti, che prima ha provato a disegnare per la Silva Reis, è tornato dall'esperienza con il Maliseti Tobianese. Per lui, dopo diverse stagioni con la maglia della Zenit, 3 anni a Maliseti, è tornato con gol nella gara di settimana scorsa contro la Collegiana. Calcio di punizione adesso per la Zenit. In area di rigore c'è anche, ovviamente, come al solito, Silva Reis. Sale però anche Benkert Abdija, albanese, ormai uno dei giocatori più qualitativi della Zenit. Pallone arriva proprio nella zona di Silva Reis, sfila e poi
Palla che termina sul fondo, c'è però un tocco e quindi è calcio d'angolo per la Zenit che vuole chiudere in avanti questo primo tempo. Siamo al 38esimo. Come al solito tanti saltatori in area, tutti in area di rigore quelli dell'Antella. Salgono anche i centrali della Zenit. Palla sul primo palo, Silva Reis prova a sfilare con una gamba, gioco pericoloso però quello del brasiliano. E quindi calcio di punizione per l'Antella. I ragazzi di Alari che stanno soffrendo adesso dopo il gol segnato, hanno forse colpevolmente un po' troppo abbassato il proprio baricentro. Se ne sta accorgendo Alari che adesso vuole far alzare il baricentro dei suoi. D'altra parte invece Bellini che continua a passeggiare davanti alla propria panchina, la ricerca della geometria giusta per provare a trovare il pareggio. Tacconi spizza ancora una volta per Quassindri che prova a prendere il tempo a Melani. Melani in qualche modo gli tocca e sporca il pallone. Ancora Quassindri, arriva in sovrapposizione Merciai, ma Quassi preferisce cercare Bigalli che va al cross sul secondo palo, palla in area di rigore per la conclusione, ancora Picchi per il 2-0 dell'Antella, ha segnato Picchi, 2-0 Antella, forse nel momento migliore della Zenit, la raddoppia, la squadra di casa con Picchi, 2-0. Un gol pesante questo per l'Antella al minuto 39. Forse perché arriva nel momento migliore della Zenit che stava provando a spingere nel migliore dei modi per cercare il pareggio. Alla prima occasione utile qua, grande personalità quella di Quassindri che aspetta un attimo. Prima guarda la sovrapposizione di Merciai, poi preferisce toccare nella zona di Bigalli. Grande il cross di Bigalli che serve Picchi, poi fortunato anche perché il pallone gli resta lì sulla seconda conclusione. Picchi per il 2-0 dell'Antella e adesso si fa dura per la Zenit. 2-0, cinica al massimo la squadra di Alari che riesce a portare a casa per ora un doppio vantaggio molto molto interessante, anche perché siamo in chiusura di questo primo tempo. Bagni, deve ripartire la Zenit, ma è chiaro che adesso non è facile perché il primo tempo si sta chiudendo con un passivo pesante. Gran lavoro quello di Bigalli che è andato ad un cross millimetrico per Picchi, poi Picchi è stato bravo a rimanere in piedi dopo la prima conclusione murata dalla difesa della Zenit ed è stato il più lesto di tutti a rimettere dentro per il 2-0 dell'Antella. Pallone sul lato più lungo dove c'è in questo caso Tommaso Melani, però fermato da Elia D'Ambrosio che esce molto bene in anticipo. Eccolo qua D'Ambrosio pronto per il rinvio. Cercare Tacconi, aggancio ma non arriva al controllo il capitano dell'Antella. Per lui anche una bellissima soddisfazione in estate. L'Antella lo scorso 12 agosto a Coverciano è stata protagonista di un'amichevole fatto da sparring partner alla Fiorentina, terminata l'amichevole 5-1 per i Viola. Per l'Antella ha segnato proprio Tacconi, una bella soddisfazione per il capitano dell'Antella. Picchianti va centralmente, si propone anche in questo caso il numero 4 Saccenti, viene visto e servito da Abdija, poi i due non si intendono, libera la difesa dell'Antella solo per un attimo. Melani va al cross per Silva Reis di testa, poi Manganiello anticipato da D'Ambrosio, è in crescendo questo primo tempo. Dai Leo, dai! Riparte la Zenit, anche in questo caso era buona l'idea per Silva Reis, libera D'Ambrosio, palla che resta in campo, Tacconi e Merciai si ostacolano di fatto favorendo l'avversario. Poi Picchianti in mezzo a tre, deve districarsi, lo fa alla grande, poi Magelli prova subito la verticalizzazione, forse anche preso un po' dalla foga, ne stavano arrivando tre dell'Antella e quindi rimessa con le mani per la Zenit Audax con Melani, predica calma Picchianti. Arriva anche Manganiello pronto a dargli un'opportunità. Il pallone però invece è nella zona di Saccenti che può andare al cross, scortato però da Tacconi. Quindi rinvio al fondo per Elia D'Ambrosio. Siamo giunti al 43esimo di questo primo tempo. 2-0 per l'Antella che per ora ha guadagnato il massimo rispetto a quello che poteva guadagnare. La Zenit invece forse punita un po' troppo da un primo tempo giocato bene, ma forse
con poco cinismo, o meglio, è stata molto più cinica l'Antella in questi primi 45 minuti, che è riuscita a totalizzare, a finalizzare, a monetizzare meglio le occasioni avute. Zenit forse ha avuto anche più azione, più occasione rispetto all'Antella, ma non ha avuto la fortuna, forse neanche la bravura di riuscire a concretizzare. Olivieri pronto per il cross, per Quassi anticipato, poi Manganiello deve girarsi, ma ce ne sono due dell'Antella, quindi preferisce far correre Benchet. Abdija deve ancora esplodere il numero 7 albanese, che quando parte in progressione ha grande qualità. Palla per Silva Reis, tra Silva Reis ed Abdija si frappone in questo caso Grattarola. Perugi pronto per il cross, preferisce fare un passo in avanti, poi arriva in questo momento il cross, Vitale chiude senza fronzoli, rimessa con le mani ancora per la Zenit. Quando siamo alle ultime battute di questo primo tempo, vedremo anche quanto ci sarà da recuperare in questi primi 45 minuti, anche perché specialmente in apertura di partita la gara è stata molto interrotta da qualche scaramuccia tra le due squadre. Grattarola libera, però c'è Banni, soltanto Zenit in questo frangente di partita. Merciai, sarà Magelli, poi Picchianti allarga con il suo sinistro fatato nella zona di Melani, che poi prova questo cross, può essere insidioso, esce sicurissimo Elia D'Ambrosio, come detto uno dei migliori portieri di questa categoria. Non siamo solo noi a dirlo, lo dicono le statistiche, lo dicono i numeri, lo dice una carriera di Elia D'Ambrosio, che forse anche grazie a lui che l'Antella, anzi sicuramente anche grazie a lui che l'Antella gioca quest'anno per la terza stagione consecutiva in eccellenza. Antella che sotto la guida di Mister Alari ha vinto un campionato di promozione nella stagione 2016-2017, poi due stagioni in eccellenza con prima la salvezza ai play-out, poi la salvezza senza passare dai play-out. Quest'anno cerca l'Antella la terza stagione consecutiva un'altra salvezza tranquilla senza passare dai play-out. Se ne sono andati i primi 45 minuti, si giocherà ancora per un altro minuto e poi sarà duplice fischio dell'arbitro Falleni di Livorno. Ci sono delle occasioni da rivedere nel corso di questo primo tempo. Qua Sindri sulla destra si propone per il passaggio, in questo caso Olivieri, però non viene visto da Quassindri, quindi il pallone viene subito lanciato lungo. Vitale mette fuori, rimessa con le mani per la Zenit, forse c'è spazio per un'ultima opportunità per i pratesi, sotto di due gol in questo primo tempo all'Antella. Si propone larghissimo come sempre Melani, non c'è più tempo, finisce qua la prima frazione, Antella 2 Zenit Audax 0. Per ora decidono prima Merciai e poi per il 2-0 Picchi. Finisce così il primo tempo, noi ci sentiamo per i secondi 45 minuti, sempre qua su TV Prato. Si riparte per il secondo tempo di Antella Zenit Audax, si riparte dal più 2 dell'Antella sulla Zenit nel corso dei primi 45 minuti, un'Antella sicuramente più sbarazzina, più cinica rispetto ad una Zenit che in realtà nei primi 45 minuti ha espresso forse anche un buon calcio, specialmente nella parte centrale, senza però riuscire a portare dentro il pallone. Pallone che però è stato messo dentro dall'Antella nella finale di primo tempo, 2-0, si riparte così a squadre invertite tra Antella e Zenit Audax, quindi nessun cambio nell'intervallo, si riparte con Gorini, Melani, Ricciarelli, Melani, Perugi, Saccenti, Magelli, Bagni, Abdija, Picchianti, Ben Moussa, Silvarese e Manganiello per la Zenit, mentre per i padroni di casa dell'Antella c'è D'Ambrosio, Merciai, Grattarola, Bigalli, Corsetti, Vitale, Picchi, Tacconi, Indri, Olivieri e Dolfi. In panchina per l'Antella Papi, Sascia Manetti, Posarelli, Paccosi, Cini, Dilaghi, Mignani e Samuele Manetti, oltre a Bani che però di fatto è soltanto in panchina per fare numero, ha dato forfè all'ultimo prima del fischio d'inizio. Mentre dall'altra parte Gorini, anche lui di fatto
è in panchina soltanto per fare numero, anche lui ha dato forfè dall'inizio. Accanto a lui Becchini, Scaglione, Braccini, Ferraro, Mari, Marzeglia, Maretto e benvenuti. Sono queste le panchine per Antella e Zenit Audax e vedremo se nel corso di questi secondi 45 minuti Andrea Bellini e Stefano Alari proveranno a muovere qualche pedina dalla panchina. Palla che cade a centrocampo, chiude subito in questo caso Perugi, un gran primo tempo per il terzino sinistro della Zenit, Denker Tabdija prova ad andare fino in fondo, arriva al cross, un primo tempo invece se per Perugi è stato veramente molto interessante, per Denker Tabdija invece da rivedere, non proprio, non ha dato quell'apporto che ci si aspettava l'albanese in maglia numero 7, uno dei giocatori di maggior qualità della Zenit, Denker Tabdija. Classe 93, ha giocato in primavera con Siena e Grosseto, ha fatto la Serie D con Noto, Real Vicenza, Sulmona e Gualdo, giocatore di assoluto valore. Dall'altra parte Olivieri per Merciai, palla sul destro, ritorna da Olivieri, un po' dietro c'è Grattarola, preferisce Olivieri tornare nella zona sinistra del campo, palla per Tacconi, troppo profonda, troppo imprecisa, Tacconi comunque riesce ad evitare il rinvio dal fondo e quindi è rimessa con le mani per la Zenit Audax. Siamo tornati per TV Prato, la regia è di Claudio Pesci, telecronaca di Lorenzo Agostini, questa è la prima di tutta una stagione di partite che ovviamente vi offrirà Zenit Audax TV Prato sui canali 74, 212 e 626. Qui parte Manganiello e c'è il cartellino giallo. Per il numero 4, numero 7 Picchi, ammonito Picchi quindi sull'intervento abbastanza scorretto nei confronti di Manganiello che era partito in progressione. Il numero 11, anche da lui ci si aspetta qualcosa in più nel corso di questo secondo tempo per la Zenit. Sul pallone le geometrie di Picchianti, pronti a saltare in aria i saltatori. Pallone molto profondo, esce D'Ambrosio. Nessun problema per il portiere dell'Antella. E quindi pronto per il rinvio il numero 1 Antellino, riconfermatissimo tra i pali dell'Antella. Nel corso dell'estate ha fatto una preparazione nelle amichevoli precampionato, però D'Ambrosio si è alternato a Papi, qualcuno aveva pensato che ci potesse essere quest'anno più spazio per Papi, per ora questo avvio di campionato ha definito la stessa gerarchia dell'anno scorso, ovvero D'Ambrosio primo portiere con Papi pronto a subentrare quando D'Ambrosio non ce la farà o quando ovviamente lascerà spazio. È chiaro che la qualità del numero uno dell'Antella è difficile da competere, insomma. Palla per Manganiello, libera subito la difesa dell'Antella, in questo caso con Abigalli, la rimessa con le mani, però è ancora per la Zenit che riparte da Magelli. È una Zenit che ovviamente deve provare a costruire subito per cercare di dimezzare il divario nei primissimi minuti di questa ripresa. Eccolo qua Bagni, primavera con il Carpi per il difensore centrale della Zenit. Il pallone è per Bermussà. In mezzo a due, prova a districarsi l'attaccante con il sinistro, prova la conclusione, subito rimpallata, poi riesce ancora a tenere il possesso la Zenit. Prova Perugia, era buona l'idea, Manganiello scatta tra le maglie dell'Antella, che però adesso è tutta dietro a difesa dei propri metri. Picchianti, allarga sulla destra. Saccenti. Melani, quindi ancora Picchianti, subito in pressione Quassindri, Picchianti sbaglia, libera però la difesa dell'Antella, attenzione perché sbaglia anche Bagni e quindi recupera Quassindri che di mestiere si guadagna questo calcio di punizione che fa alzare il baricentro dell'Antella ma soprattutto spezza i ritmi per la Zenit. Qua Bagni sbaglia il controllo e sono questi i dettagli, gli errori che non devono fare quelli della Zenit, perché sui dettagli che per ora l'Antella sta costruendo questa vittoria, questo vantaggio, perché ha sbagliato meno rispetto alla Zenit nei primi 45 minuti D'Ambrosio. Accanto a lui c'è ovviamente pronto per il passaggio Corsetti, il pallone però invece è molto più lungo nella zona di Tacconi, era buona l'idea nella zona di Quassindri, il nuovo attaccante dell'Antella
che è uno dei candidati principali nella classifica marcatori di questo girone B dell'eccellenza, un girone B quest'anno veramente molto interessante perché c'è su tutto ovviamente una squadra come le Badesse che quest'anno è grande candidata a fare la voce grossa e poi ci sono quelle grandi incognite, quelle grandi sorprese come può essere una tra queste la Zenit, ma su tutte ecco il Poggi Bonsi, grande punto interrogativo che ha costruito la squadra praticamente la settimana precedente dell'avvio del campionato. E quindi ci sarà da capire bene quali sono le reali intenzioni di un Poggi Bonsi che però ha già iniziato subito con il piede sull'acceleratore questa stagione in eccellenza, che è la terza dopo la retrocessione dalla Serie D appunto alla quinta categoria del calcio italiano. Picchianti, si propone Ben Moussa, visto e servito l'attaccante da Picchianti, eccolo qua il scambio tra l'8 e il 9 della Zenit. Melani prova a caricare su di lui Tacconi, viene lasciato lì il capitano dell'Antella, era buona l'idea, poi Melani viene fatto correre fino in fondo, palla però che termina là dove chiude il rettangolo di gioco e quindi ancora rinvio per Eliano Ambrosio. Un primo tempo che si è giocato su ritmi altissimi, ci sarà da capire se il secondo tempo si giocherà sugli stessi ritmi di una prima frazione, primi 45 minuti veramente ad alto tasso sia tecnico ma anche dell'intensità. Su questo ovviamente ha prodotto anche due o tre occasioni che hanno fatto discutere. È rimasto a terra adesso un giocatore dell'Antella. Ne approfittano i giocatori di Zenit Antella per bere un attimo. Si gioca ovviamente. Comunque sono le prime battute della stagione. C'è comunque un gran caldo, anche se la giornata odierna è sicuramente meno calda rispetto a quella di 24 ore fa. Comunque giocare a queste temperature può essere alla lunga anche un po' probante. Nel frattempo è pronto il primo cambio dell'Antella e quindi il primo movimento è quello di Sascha Manetti, che entra all'ottavo del secondo tempo e prende il posto, se non sbaglio, di Ridolfi. Quindi esce Dolfi sull'esterno destro, sì, ed entra Sascha Manetti. Nel frattempo l'arbitro adesso deve andare a dire qualcosa a Bellini. Forse sta... Ora andiamo a capire meglio perché ha indicato a Bellini di uscire. No, ha semplicemente detto qualcosa... È andato a redarguire verbalmente l'allenatore della Zenit. Mentre l'ingresso in campo per l'Antella è stato quello appunto di Sascha Manetti. Posizione in campo con la maglia numero 13. Occasione per la Zenit. Pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Dall'altra parte Abdija. C'è anche Ben Moussa su di lui. Abdija non ha spazi. C'è lo scarico nella zona di Bagni. Un po' difficoltoso il passaggio. Poi il cross arriva. Libera la difesa dell'Antella. E ne può approfittare adesso qua Sindri, che cerca subito il tocco per Tacconi. Posizione regolare. Tacconi contro Vinciarelli. Tacconi con il destro. Praticamente fuori di 3 metri rispetto al palo più vicino a Ricciarelli, butta via un'occasione d'oro l'Antella per chiudere qua la pratica. Zenit nel frattempo ammonito probabilmente per proteste il numero 5 della Zenit, Magelli. Ma cosa si è mangiato Tacconi al minuto 9 di questo secondo tempo. Tacconi da solo in ripartenza e questo è un errore veramente grave, perché l'Antella aveva l'opportunità per chiudere qua la pratica Zenit, invece ha buttato fuori il pallone Tacconi. Altra opportunità adesso con Olivieri, sbaglia il primo tocco, poi il secondo arriva a buon fine però non trova il compagno. Rimessa con le mani adesso per la Zenit. Sascha Manetti, nuovo entrato in classe 98, arrivato all'Antella a gennaio del 2017 dalla Juniores del Porta Romana. L'anno scorso 18 presenze, un gol in eccellenza, quasi tutte da subentrato, con la maglia bianca-azzurra dell'Antella. Stefano Alari lo ritiene uno dei principali subentranti di questa rosa.
Saccenti allarga sulla destra, ci può stare il cross, si propone per il tocco di ritorno ancora il 4 della Zenit, che poi di fatto arpiona tacconi ed è cartellino giallo anche per Saccenti. Adesso iniziano a fioccare i cartellini in questo avvio di ripresa, se ne sono andati i primi 11 minuti del secondo tempo, ancora 35 minuti scarsi per le speranze della Zenit, ma anche per le barricate dell'Antella, che ha costruito nel primo tempo questo più 2 che persiste fino a questo momento. 2-0, gol di Merciai prima e Picchi dopo, 1 al 21esimo, l'altro al 39esimo del primo tempo. Ancora nessun cambio per la Zenit, però stanno intensificando il riscaldamento diversi giocatori, vedremo se entrerà qualche giocatore offensivo. Su tutti in panchina c'è Scaglione, che potrebbe provare ad inserire Andrea Bellini, però a scaldarsi di più, a intensificare il riscaldamento sono due giovani. Ora vedremo, perché c'è Ferraro ma c'è anche Braccini che si stanno scaldando, ora vedremo meglio. Sbaglia qua il tocco di ritorno all'Antella e quindi rimessa con le mani con Benker Tabdija, che cerca subito il compagno Bagni e quindi Magelli. Parte il capitano della Zenit Audax, lui una sicurezza, un veterano della Zenit, che allarga sulla destra. Melani prova a cercare subito la verticalizzazione nella zona di Silva Reis, che litiga un po' col controllo, poi il disimpegno di fatto è un regalo per gli ospiti. Abdija in mezzo a due, arriva comunque al cross, poi Silva Reis, stava per essere un gol da applausi, la trama tra due pesi massimi di questo campionato, Benker Tabdija, Diego Silva Reis, a tanto così dal gol del 2-1 la Zenit. Il 13esimo, scelto il tempo giusto, Abdija per andare al cross, Silva Reis per andare a spizzare con l'esterno destro, stava per essere un gol veramente molto molto bello. Ancora Abdija sta alzando i giri del motore, il numero 7 della Zenit, dopo un primo tempo un po' in sordina. Saccenti allarga, poi però il pallone viene di fatto regalato all'Antella, che ha spazio per andare, adesso si aprono i primi varchi a centrocampo, squadre che adesso coprono meno bene gli spazi. Olivieri atterrato da Ben Moussa ed è calcio di punizione per l'Antella, quindi sale il baricentro della squadra di casa. Sul pallone c'è Magelli, anzi perdono, in questo caso era Corsetti, un altro dei nuovi acquisti dell'Antella, arrivato dal Pratovecchio Stia, il numero 5, difensore centrale dell'Antella. Riparte la Zenit solo per un attimo, perché c'è l'ottima chiusura dei padroni di casa. Si propone centralmente, viene servito Picchianti, sulla sinistra c'è anche Abdija, il pallone è per Ben Moussa, Abdija sulla sinistra, Ben Moussa palla sul destro in mezzo a tre, prova a filtrare, non riesce a passare l'attaccante della Zenit e quindi riparte l'Antella sulla sinistra. C'è la progressione da parte di Olivieri, lo insegue Ben Moussa, ancora Olivieri atterrato, Ben Moussa l'esterato deve stare attento perché se non sbaglio è già ammonito, sì no non è ancora ammonito Ben Moussa, fatto sta che non c'è fallo secondo l'arbitro e quindi si continua. Melani subito per Silva Reis, a tu per tu con Vitale, prova la conclusione ed è calcio d'angolo, prova a crederci la Zenit, siamo al quarto d'ora di questo secondo tempo, va subito Silva Reis a prendersi il calcio d'angolo. Avete visto la personalità di un strascinatore come il numero 10 della Zenit, ha conquistato il calcio d'angolo, ha subito portato il pallone alla bandierina e nonostante lui sia uno dei saltatori è andato subito come a calciare lui il calcio d'angolo, come a dire qua dobbiamo velocizzare la manovra se vogliamo provare a segnare subito. Pallone sul primo palo, libera la difesa dell'Antella, ma ancora Zenit con Picchianti in mezzo a due maglie dell'Antella, Picchianti contro Olivieri, va via alla grande Picchianti, ma la palla era uscita e quindi rimessa con le mani per l'Antella, aveva fatto una giocata da maestro il numero 8 della Zenit, però si è portato il pallone oltre la linea laterale, quindi è rimessa con le mani per i padroni di casa. Che settimana prossima saranno ospiti della Baldaccio Brugna d'Anghiari, è un'altra sfida che si profila, già uno scontro diretto per la salvezza,
mentre la Zenit Audax ospiterà in casa il Terranova Traiana. La prossima trasferta della Zenit invece sarà all'Astra Signa contro l'Astrigiana. E l'Antella tornerà qua per ospitare il Poggi Bonzi in una gara di assoluto valore, quella tra Antella e Poggi Bonzi, che mette davanti due scuole veramente interessanti, quella di Alari e la rinnovata banda di Cioffi, mister Cioffi, il nuovo allenatore della Poggi Bonzi, che nel corso di due settimane ha cambiato totalmente società. E poi rosa, ci sarà da capire anche il reale valore della squadra giallorossa. Pronto adesso il primo cambio anche per la Zenit. Al 17esimo esce un non brillantissimo quest'oggi Benker Tabdija. Al 17esimo prende il suo posto Braccini, classe 2001. Come detto, si stavano scaldando sia lui che Ferraro. Alla fine è entrato il classe 2001, entra una quota, esce un giocatore, diciamo, gergalmente tra i vecchi, e quindi questo fa pensare che a breve potrà entrare un giocatore un po' più di spessore, di qualità, di esperienza. Mi viene da immaginare che a breve potrebbe entrare Scaglione. Ora vedremo, perché è entrata una quota, adesso gioca con una quota in più rispetto al regolamento la Zenit, diciamo così. Ovviamente nulla di irregolare, semplicemente una mossa che potrebbe far pensare ad un'altra successiva della mente di Andrea Bellini. Melani, Picchianti, cercare Silva Reis ancora, la spizzata era buona per Manganiello, scortato però il numero 11 della Zenit, arriva subito anche Braccini a cercare di toccare il primo pallone della sua partita. Poi Tacconi libera nella terra di nessuno. Antella che adesso si limita a prendere il pallone e a spazzarlo via. E quindi eccolo qua il cambio che avevamo appena preventivato. Esce Ben Moussa, tra gli applausi comunque del pubblico della Zenit. Ed entra Scaglione, attaccante arrivato per dare peso offensivo alla Zenit Audax quest'anno. Che è nato a Messina, tanti anni di Serie D, dove la Serie D si sente maggiormente, nel girone pugliese, quello siciliano, poi una stagione con il Rotonda l'anno scorso, Rotonda che tra l'altro l'anno scorso era nel girone del Bari, sicuramente girone di grandissima qualità, tanti anni in Serie D, quindi per Cristian Scaglione che prende il posto di Ben Moussa. Si gioca il tutto per tutto adesso Andrea Bellini, è entrato al 18esimo, quindi Cristian Scaglione. Classe 98, ha giocato con Castrovillari e Rotonda, due anni in Serie D, attaccante della Zenit Audax. Picchianti sul pallone per questo calcio di punizione che può essere interessante per i saltatori. Adesso si inserisce proprio anche Scaglione, però su tutti c'è ovviamente il più quotato Diego Silva Reis, controllato speciale. Il pallone è proprio per lui, anticipato, poi la palla resta lì in area di rigore, c'è un tocco di mano ma è fallo in attacco. Toccare il pallone di mano è stato Diego Silva Reis. E quindi è calcio di punizione per l'Antella, 25 minuti per le speranze della Zenit. Al termine della partita, sempre 2-0 Antella, D'Ambrosio sul pallone. Cossindri deve lottare con Picchianti, la punizione è per gli ospiti. Bagni. Accenti, allarga sulla destra dove c'è Melani, ha speso tanto nel corso del primo tempo il terzino destro della Zenit, serve Manganiello, prova il cross,
però non va all'appuntamento con l'aggancio e quindi rinvio dal fondo ancora per l'Antella. Due cambi per la Zenit Audax, uno solo invece per l'Antella. Stefano Alari che non è molto propenso a utilizzare tutti e cinque i cambi a disposizione per gli allenatori da ormai tre stagioni. Adesso la rimessa con le mani ancora per la Zenit che vuole velocizzare la manovra. Merciai però ostacola, in questo caso Saccenti. La rimessa con le mani è ancora per la Zenit. Saccenti va allo scarico. Melani chiama il pallone Dario Bagni. Si propone sulla sinistra come al solito Perugi, anche lui ha speso tantissimo nel corso del primo tempo. Magelli, il capitano, ritorna in questo caso da Saccenti che si abbassa a prendere il pallone. Verticalizzazione per Silva Reis, libera la difesa dell'Antella, palla che resta lì, Tacconi libera. Poi Bagni, ancora Saccenti, quindi Bagni, si alza la pressione dei ragazzi dell'Antella con Olivieri che va sul portatore di palla. Magelli, gli viene messa pressione e quindi alla fine sbaglia, però il possesso è ancora per la Zenit, minuto 23, sempre 2-0 Antella, ma con la Zenit che sta alzando i giri del motore in questo secondo tempo. Ma in questo caso era stato Silva Reis a servire Manganiello, ancora Silva Reis, Saccenti, Melani, quindi Picchianti con l'esterno destro in spaccata per Perugis, vede il movimento del nuovo entrato Scaglione, eccolo qua Cristian Scaglione, tiro cross sul secondo palo, libera la difesa dell'Antella, ma adesso sta salendo il baricentro della Zenit. Silva Reis vuole dare continuità a questo rendimento alla Zenit, il cross di Melani a cercare Scaglione, eccolo qua, poi adesso Perugi. Il pallone in qualche modo non filtra e quindi ne può approfittare l'Antella perché è molto alto il baricentro della Zenit. Qua però sbaglia la ripartenza l'Antella, quindi Perugi. Picchianti sbaglia il passaggio di prima, di fatto però troppa nervosismo, troppa frenesia nel gestire il pallone per l'Antella. E anche in questo caso pallone regalato alla Zenit. Saccenti, serve ancora una volta Perugi con il compasso. Perugi può puntare all'area di rigore e poi c'è la chiusura in questo caso del nuovo entrato Sascha Manetti. Rimessa con le mani ancora per la Zenit Audax che vuole continuare a spingere, vuole usare il powerpoint in questi minuti dove sta girando molto bene la squadra di Prato. Rimessa con le mani ancora per i padroni di casa. Perugi sul pallone, Bellini si guarda intorno, forse sta cercando una soluzione per la terza sostituzione di questa sfida. Scaglione si gira, va al tiro cross, era buonissima l'intuizione, palla che resta ancora lì. Scaglione in mezzo a tre maglie dell'Antella, prova a tenere il pallone, guadagna il calcio d'angolo, ha impresso una mano interessante sulla partita, l'ingresso in campo dell'attaccante nato a Messina Cristian Scaglione, classe 98 ma già di assoluta esperienza, lui tanta Serie D tra Puglia e Sicilia per il numero 14 della Zenit. Parte il calcio d'angolo adesso, sul primo palo c'è Silva Reis, libera la difesa dell'Antella, poi Perugi deve stare molto attento a non subire la ripartenza dell'Antella alla Zenit. Picchianti, è buona l'idea per il nuovo entrato, la conclusione da parte di Braccini, è calcio d'angolo per la Zenit. Ha provato con il destro, non si è fidato del suo sinistro che forse avrebbe potuto far più male incrociando col mancino. Ancora calcio d'angolo, pallone sul primo palo, Silva Reis, il miracolo di D'Ambrosio, il miracolo di D'Ambrosio, non è finita. Picchianti, c'è un tocco di mano secondo l'arbitro, no, e quindi si continua. Attenzione perché è una 2 contro 2, palla per Olivieri, c'è però Saccenti a dare a copertura, sbaglia il retropassaggio, anzi no. Poi c'è la... attenzione, non è... sì, c'è il fallo, tutto fermo. E poi attenzione perché adesso sta succedendo un po' di tutto. Cartellino giallo anche per Ricciarelli. Allora, ammonito Olivieri, ammonito anche Ricciarelli. Facciamo un po' di chiarezza. Ammonito Ricciarelli. Il cartellino giallo, ora vediamo se è stato per Olivieri. La punizione è per l'Antella, quindi mi viene a pensare che la munizione sia stata per Saccenti e non per Olivieri. Ammonito adesso anche Olivieri. E quindi sono stati ammoniti
Olivieri, anche perché Saccenti era già ammonito. Lo teneva in mano per aspettare di salzarsi. E quindi sono stati ammoniti Olivieri e Ricciarelli. E la punizione quindi è per la Zenit Audax. Abbiamo vissuto veramente minuti interessantissimi dal 23esimo al 25esimo. E quindi adesso è rinvio per la Zenit, palla corta però, va subito Tacconi a dare noia al portatore di palla che da questo, adesso è Magelli ma poco fa era Saccenti che di fatto è diventato il motore del centrocampo con Picchianti che ha alzato il suo baricentro. Si cerca ancora Silva Reis, c'è la chiusura buona della difesa dell'Antella. Ancora Silva Reis, tiene un altro pallone in mezzo a due, Picchianti. Quindi Manganiello, palla sul destro, può anche andare alla conclusione, subito rimpallata, poi è rimasta a terra Vitale ma si continua, Saccenti, Melani continua a giocare, il cross per Manganiello, posizione regolare del numero 10 della Zenit, poi sbaglia il passaggio, si continua a giocare mentre Vitale ancora a terra, libera la difesa della Zenit, poi la difesa dell'Antella, poi l'arbitro fischia, attenzione perché adesso c'è un po' di scaramuccia tra Tacconi e Braccini, espulso Tacconi. Rosso per Tacconi. Questo è un errore che un capitano di una squadra che sta vincendo 2-0 in casa non può permettersi. Non può assolutamente permettersi. Al 27esimo del secondo tempo espulso il capitano dell'Antella. Ed è un errore imprescindibile. Di fatto gli animi si sono scaldati perché Vitale era a terra. La Zenit ha continuato a giocare e quindi ovviamente quelli dell'Antella si sono innervositi. Tacconi forse un po' esagerato nei modi. C'è stato un po' di scaramucce. Non Tacconi ma Manetti. Quindi espulso il numero 13 dell'Antella e possesso adesso però vediamo da dove si riparte secondo l'arbitro. Adesso l'Antella in 10 deve difendere un 2-0 che però adesso si fa più difficile da difendere perché manca un quarto d'ora abbondante, però la Zenit ha la superiorità numerica. Adesso si continua ad aspettare, il gioco riprende adesso con la Zenit in possesso del pallone. Picchianti per Melani, sono stati fermi per circa 3 minuti. Melani a cercare Silva Reis, buono l'aggancio, c'è anche Perugi per lo scarico. Arriva il cross, chiude la difesa dell'Antella, non riesce ad evitare l'angolo d'Ambrosio e quindi è angolo per la Zenit. Salgono tutti adesso, ovviamente la Zenit anche sulle ali dell'entusiasmo cerca in quest'ultimo quarto d'ora di segnare per poi provare il pareggio con l'Antella che è obbligato ovviamente a difendersi, forse però ha abbassato un po' troppo il baricentro prima del previsto l'Antella. Parte il cross sul primo palo, Silva Reis alza troppo la mira e quindi rinvia dal fondo per i padroni di casa. Pronto per il rinvio d'Ambrosio che ovviamente non ha alcuna voglia di velocizzare la manovra. Mezz'ora sul cronometro di questo secondo tempo. Qua Sindri atterrato, il fallo è per l'Antella. Calcio e punizione quindi per i padroni di casa. Adesso si gioca in maniera veramente molto spezzettata in questo frangente di gara. Questo ovviamente va a discapito della Zenit a favore dell'Antella. Per gli ospiti è pronto un altro cambio. Bravo, bravo, bravo. E ci vuole lasciare il Pierre.
È pronto l'ingresso in campo di Ferraro, se non sbaglio. Alla mezz'ora di questo secondo tempo esce Manganiello. E quindi entra Ferraro. Attaccante classe 99, pronto a cercare di dare freschezza là davanti. Tacconi contro, in questo caso, numero 3 Perugi. Calcio di punizione dovrebbe essere per la Zenit, comunque c'è un giocatore della Zenit a terra. Fatti punizione per gli ospiti. Dal ventesimo per 10 minuti si è vissuto una gara veramente ad altissimi ritmi. Adesso forse stanno un po' accusando questa ora abbondante di gioco ad alti ritmi le due squadre, che il ritmo si è notevolmente abbassato dalla mezz'ora in poi, anche, forse anche un po' prima della mezz'ora. Saccenti chiama il pallone, Perugi, palla un po' arretrata, legge tutto Tacconi che si frappone tra il 3 della Zenit e il pallone. Ancora Perugi. Zenit che alla ricerca della del gol della che quantomeno dimezzerebbe il divario. La vittoria 4-1 contro la collegiana ha sancito la miglior partenza della Zenit da quando è in eccellenza. Non aveva mai segnato 4 gol all'esordio la squadra di Andrea Bellini. Palla per Silva Reis, poi ci può essere l'opportunità, lo spunto per Ferraro che tocca il suo primo pallone della partita. Poteva essere un pallone pesantissimo, recupera però l'Antella con in questo caso Merciai che riesce in qualche modo ad andare lungo, poi libera Ricciarelli. Buon l'aggancio da parte di Baraccini, atterrato, la rimessa con le mani è per la Zenit ancora, anzi no, è per l'Antella, e quindi ovviamente adesso non vuole velocizzare la manovra la squadra di mister Alari. Due squadre che hanno già abbandonato anche la Coppa Italia, contro la Fortis Juventus la Zenit Audax, contro il Porta Romana invece l'Antella, sconfitta sia in casa che alle due strade con il risultato di 2-1. L'Antella che forse non meritava di pareggiare in casa della Zenit, della Fortis Juventus, forse a Borgo San Lorenzo meritava anche i 3 punti. Per ora questo 2-0 sulla Zenit sta mettendo un buon tassello all'avvio della stagione dell'Antella. Picchianti allarga dove c'è in questo caso Perugi, visto e servito, può puntare l'area di rigore, buona la chiusura da parte del terzino destro dell'Antella, che poi però sbaglia il passaggio perché c'è Bagni pronto a toccare per Perugi, il triangolo si concretizza, Bagni entra in area, c'è Picchi che lo scorta, una spinta che è calcio di rigore per la Zenit Audax. E adesso attenzione perché D'Ambrosio è infuriato con l'arbitro. Cartellino giallo per Picchi, che era già ammonito se non sbaglio. E quindi infatti è cartellino rosso per Picchi. Secondo giallo, Antella e 9 uomini, un finale tutto da vivere. Qua il calcio di rigore per la Zenit Audax. Qua Picchi di fatto ha sbilanciato in questo caso Bagni. Un rigore che forse ci stava come non ci stava, fatto sta che la Zenit adesso ha un'opportunità interessantissima sul pallone. Mirko Picchianti, specialista sui calci piazzati, contro il D'Ambrosio, che però anche lui del resto a sua volta è uno specialista a neutralizzarli i calci piazzati. 35 sul cronometro, 10 da giocare ancora più eventuale recupero che probabilmente sarà molto molto corposo, ma prima c'è questo calcio di rigore, 11 contro 9 la Zenit contro l'Antella in casa dell'Antella.
Suspense. Parte Picchianti col sinistro, sfonda la rete, 2-1, e adesso la Zenit dimezza il divario e ci crede nel finale. Al 35esimo è arrivato il gol di Mirko Picchianti. San Giovanni un po' inganni, diamo! Che dimezza il divario, adesso per l'Antella saranno 10 minuti veramente da seguire con particolarissima attenzione. Pronto un cambio adesso per mister Alari, ovviamente obbligato quasi a cambiare, leva un attaccante, probabilmente metterà un difensore. Esce Indri al 36esimo, qua Sindri, e vediamo chi entra. Dunque esce un attaccante, entra un difensore che di fatto prende il posto sull'esterno del terzino destro, entra quindi con il numero 18 Mignani al 36esimo. Anche Niccolò Mignani, un classe 95, l'anno scorso 27 presenze e 2 gol con la maglia dell'Antella. Melani, parte il cross al centro dell'area di rigore, c'è l'opportunità, il destro, palla alta sopra la traversa, D'Ambrosio infuriato con i suoi, ad un passo dal pareggio la Zenit con Ferraro. Al 37esimo. Palla alta sopra la traversa del numero 16 della Zenit, che ha avuto un'ottima opportunità per pareggiarla. Sono attimi veramente a cardiopalma adesso per Antella e Zenit Audax. Melani non ce la fa più, evidentemente si vede come cammina in campo. Palla per in questo caso il numero 15 che è Braccini, riesce a sfilare sulla destra. Braccini, vediamo se va al cross, c'è in questo caso un sontuoso Vitale che lì si frappone, il rinvio dal fondo quindi ancora per l'Antella con D'Ambrosio. Pronto D'Ambrosio per il rinvio, 38 sul cronometro di questo secondo tempo. Ancora 8 minuti più eventuale recupero. Antella 2, Zenit Audax 1, ha riaperto ogni diatriba. In questo caso Picchianti, il secondo gol in due partite per il vecchio nuovo acquisto della Zenit. Per lui è un ritorno veramente molto interessante fino a questo momento. 2 gol in due partite per il numero 8, ora col pallone tra i piedi e tanta geometria a centrocampo. Sicuramente ha guadagnato la Zenit con il ritorno di Picchianti in maglia bianco-rosso-blu. Il cross di Perugi sul secondo palo e poi Ferraro a tanto così dall'impatto sul pareggio. L'ultimo a toccare è proprio Ferraro, quindi sarà rinvio dal fondo per l'Antella. Anche in questo caso Ferraro, per questione di centimetri, non riesce ad impattare il pallone per il pari. È già la seconda occasione che ha il numero 16 della Zenit nel giro di un minuto, classe 99. Ancora D'Ambrosio per il rinvio. Il rinvio di D'Ambrosio, palla che cade a centrocampo, Melani a terra, Olivieri, e quindi punizione per l'Antella. Melani va a chiedere spiegazioni all'arbitro Fallone di Livorno, oggi a dir la verità non impeccabile il fischietto livornese. Calcio di punizione per l'Antella adesso. Ovviamente tutti dietro quelli della Zenit a provare a difendersi e poi ripartire. Salgono con parsimone invece col contagoccia quelli dell'Antella. Pallone per Tacconi, libera la difesa della Zenit. Poi Perugi definitivamente, c'è in questo caso Mignani al duello con il nuovo numero 14, Cristian Scaglione, che poi si infuria anche lui proprio con Mignani. Ancora Zenit però sulla destra, Melani entra in area di rigore, Melani sulla destra, va al tiro cross,
chiude la difesa dell'Antella, in questo caso con Bigalli, ed è angolo però per la Zenit. Quando siamo giunti al 41esimo di questo secondo tempo, un finale veramente tutto da vivere. Calcio d'angolo, tanti saltatori al centro dell'area di rigore, pallone sul primo palo, in area di rigore, la rovesciata da parte di Melani che stava per segnare il gol della domenica. Altro miracolo, quello di D'Ambrosio, ma che partita sta facendo il portiere dell'Antella, sta definendo a tinte forti questo finale. Ancora angolo per la Zenit, non è finita, pallone sul primo palo, tacconi, svetta, poi scaglione, posizione forse irregolare, poi Perugi va in mezzo a due, chiede un po' troppo a se stesso, non c'è fallo secondo l'arbitro per un tocco di mano reclamato proprio da Perugi. Olivieri, Ricciarelli a centrocampo, va al lancio direttamente nella zona di D'Ambrosio che poi va allo stop facendo un po' sobbalzare i tifosi dell'Antella. Poi D'Ambrosio aspetta un attimo ovviamente alla ricerca di qualche secondo prezioso, ma cosa stava per fare Melani? Cosa ha fatto D'Ambrosio? Secondo miracolo nel giro di 10 minuti per il portiere dell'Antella, che di fatto con le mani sta tenendo vivo questo vantaggio dell'Antella, prima sul 2-0 su Silva Reis, poi sul 2-1 su Melani che in rovesciata stava per segnare forse il suo più bel gol della carriera. Picchianti, palla sul sinistro, fermato da Olivieri, non c'è fallo secondo l'arbitro e quindi ancora una volta scaglione, palla sul destro, scaglione centrale, D'Ambrosio c'è, minuto 42, ancora 3 minuti più recupero al termine di questa sfida. Una Zenit che ovviamente adesso è alla ricerca di un gol che darebbe comunque continuità di risultato dopo il 4-1 in casa contro la Collisiana. Invece l'Antella vuole provare a portare a casa la prima vittoria del campionato dopo il pareggio in casa della Fortis Juventus. Sono due squadre comunque che al di là di come andrà a finire questa sfida stanno dando un chiaro segnale forte anche alle dirette concorrenti per gli altri piazzamenti in campionato. Antella e Zenit Audax sono due squadre da tenere molto molto sott'occhio nel corso di questa stagione, perché stanno proponendo un calcio di altissimo livello fino a questo momento. Rinvio per il portiere di casa, Elia D'Ambrosio. 21 gol subiti dall'Antella l'anno scorso anno, terza miglior difesa dell'eccellenza nel girone B 2017-2018-2019. Il rinvio di D'Ambrosio per il capitano Tacconi che spizza, poi da capitano a capitano c'è Magelli, si propone Perugi, la palla però è per Bagni. Prova a far salire il baricentro il numero 6 della Zenit. Poi allarga nella zona di Perugi, ne ha subito due addosso il terzino sinistro della Zenit, parte il cross, chiude la difesa dell'Antella, non è finita. Ancora gran lavoro quello di Saccenti che ha speso tantissimo nel corso di questa sfida. Forse c'è un altro cartellino giallo, l'arbitro va subito minaccioso sul giocatore dell'Antella, viene graziato però Olivieri che tra l'altro è già ammonito. Antella in 10 uomini, doppia ammonizione quella di Picchi e poi espulsione per Sasha Manetti, rosso diretto, quindi di fatto in 9 uomini l'Antella contro la Zenit. Sta provando a difendersi con le unghie e con i denti sul pallone, adesso c'è Picchianti, accanto a lui c'è Saccenti, ma tutte le impressioni portano a pensare che tirerà proprio il centrocampista con la maglia numero 8 sulle spalle della Zenit Audax, anche perché quella è la posizione per il suo sinistro, per il suo mancino, che quando è tagliato è veramente insidioso. Minuto 90 che sta scorrendo adesso sul cronometro. Parte Picchianti, palla alta di pochissimo. Ci ha provato però Picchianti. Palla alta sulla punizione di Picchianti. Ora vedremo anche quanto ci sarà da recuperare. Dovrebbero essere 4, infatti sono così, 4 minuti di recupero di questa vincente Antella Zenit Audax, seconda giornata del campionato di eccellenza girone B 2019-2020. Palla a centrocampo, Melani chiude, poi Saccenti prolunga, Merciai, quindi Olivieri sbaglia, di fatto regalando il pallone a Melani che in evidente difficoltà fisica ha speso veramente tanto il terzino destro della Zenit. Dall'altra parte adesso infatti Perugi dà il polmone che adesso manca a Melani, ce l'ha Perugi. Bagni, Saccenti,
si propone anche Picchianti. Saccenti va da solo, va alla cross, palla che resta lì in area di rigore, chiude la difesa dell'Antella, ma che brivido per i padroni di casa. Buca l'intervento Melani, c'è però Magelli subito pronto per riprendere il pallone. Sulle gambe Melani, evidentemente stanchissimo, il terzino destro della Zenit che è fermo lì a centrocampo. Comunque la Zenit è in avanti, chiude in questo caso Merciai che poi spazza lungo. Olivieri è solo in mezzo a quattro maglie della Zenit, preferisce aspettare e far salire la squadra. Olivieri in mezzo a quattro maglie contro Saccenti, Olivieri contro Saccenti, va anche Melani a dargli fastidio e alla fine fallo commesso da Melani. Si infuria Saccenti, applausi per Olivieri da parte dei tifosi dell'Antella. Se n'è andato il primo dei quattro da recuperare, ancora tre minuti per le speranze della Zenit, per le barricate dell'Antella che nove uomini sta provando a portare a casa i primi tre punti di questo campionato dopo il pareggio in casa della Fortis. Merciai sul pallone, ovviamente tutti dietro quelli dell'Antella che devono difendere in nove. Pallone di fatto infatti è per Olivieri, che però deve fare a lotta greco-romana cercando di tenere il più lontano possibile il pallone dalla porta di D'Ambrosio. Palla però subito recuperata dalla Zenit, in questo caso qua Scaglione prova il controllo non buonissimo e quindi riparte comunque la Zenit con Magelli. Sale Bagni, pallone col sinistro a cercare Silvarez di testa, chiude la difesa dell'Antella solo per un attimo, la rimessa con le mani è ancora per la Zenit, allora si riversa in avanti copiosamente la squadra ospite con Melani che andrà alla rimessa con le mani. Di fatto nessuno in difesa della porta della Zenit quando siamo di fatto al 47:30 sul cronometro. Se ne sono andati i primi due minuti e mezzo. Parte Melani al centro dell'area di rigore, sarà calcio d'angolo ancora, calcio d'angolo per la Zenit Audax e forse questa è una delle ultime opportunità. Ricciarelli chiede a Bellini se può salire anche lui, Bellini gli dice sì certo vai anche te all'interno dell'area di rigore, c'è bisogno anche dei tuoi centimetri, anche della tua altezza laggiù al centro dell'area. Parte il cross al centro dell'area di rigore, Silva Reis, palla che si impenna e rinvio dal fondo per l'Antella e di fatto qua forse probabilmente festeggia di già l'Antella che esulta come se avesse segnato, perché questa forse è stata l'ultima opportunità per la Zenit Audax, anche se siamo al 48esimo quindi di fatto c'è ancora un altro minuto da giocare. Antella 2 Zenit Audax 1, Merciai e Picchi per l'Antella, Picchianti sul rigore per la Zenit, D'Ambrosio per il rinvio. Palla che cade a centrocampo, Magelli, poi senza fronzoli in questo caso Bigalli. Non c'è più tempo, finisce qua, l'Antella porta a casa i primi tre punti interni contro la Zenit Audax, una Zenit che esce dall'Antella comunque a testa alta. Antella 2, Zenit Audax 1, l'Antella si porta a quota 4 in classifica, la Zenit rimane a quota 3 ma adesso ha più consapevolezza di essere una squadra che adesso può fare sicuramente la voce grossa in questo campionato. L'Antella, lo dicevamo alla vigilia di questa partita, lo ribadiamo con più forza al termine della stessa, non è più una piccola di questo campionato. Merciai e Picchi portano sulle ali l'Antella per il quarto punto, la prima vittoria, va via una vittoria e un pareggio per l'Antella, finisce così, è tutto dallo stadio dell'Antella, Antella 2, Zenit Audax 1, grazie per essere stati con noi, un saluto da parte di Lorenzo Agostini, con queste immagini vi lasciamo, grazie anche alla regia di Claudio Pesci, ovviamente noi vi lasciamo come al solito alla programmazione targata TV Prato.